Sono tornati a riunirsi i sociologi dell'ANSE che presso la Facoltà di Sociologia alla Sapienza hanno aperto il convegno incentrato sulle disuguaglianze sociali. Sì, mai come oggi il territorio diventa un parametro di discriminazione sociale enorme. Non solo chi viene dalla città e chi viene dalla campagna, ovvero dalla provincia, ma all'interno della città chi viene dal centro, chi viene dalle periferie. Tutto il processo di gentrificazione che ha creato delle vetrine nei centri storici ha gettato masse intere nelle periferie, nella nostra città oltre il raccordo, per esempio. E quello diventa un brodo di cultura, di rabbia sociale, che si traduce in una conflittualità non organizzata perché non ci sono più le grandi organizzazioni politiche e quindi vi è più perniciosa e sostanzialmente distruttiva. Il presidente dell'ANSE, Pietro Zocconali, ha parlato di un tema di attualità, lo spopolamento dei piccoli paesi, in particolare nel sud dell'Italia. Noi già abbiamo la settimana scorsa abbiamo fatto un convegno con Zoom con il Dipartimento Calabria, che è uno dei più toccati da questo grosso spopolamento. La Calabria si sta spopolando, tutti i ragazzi che vanno a studiare nelle grandi città poi cercano di rimanere perché a casa loro non hanno nulla. Lo scorso anno in Abruzzo abbiamo fatto lo stesso, un convegno in un paesino della provincia di Chieti. I problemi sono gli stessi: negozi che chiudono, botteghe artigianali che chiudono, bar che chiudono, scuole che chiudono. Chiudono le scuole perché non ci sono più bambini, non ci sono più coppie giovani che fanno bambini, e quindi le scuole sono costrette a chiudere. Chiude la scuola, chiude l'ufficio postale, e diventano dei paesi fantasma, purtroppo. Chi con le sue opere murali lancia messaggi sui disagi sociali, Mauro Pallotta, in arte Maupal, ha parlato nel corso della conferenza. Gran parte delle mie opere sono proprio dedicate a questa tematica, quindi che credo sia trasversale dal punto, cioè il disagio sociale lo considero come un problema trasversale che non è riferibile solo a ricchi e poveri, ma anche è un problema anche culturale, ideologico.